Pasqua ci ricorda che al buio segue sempre la luce, che la speranza può vincere tutte le difficoltà. Il messaggio del vescovo Armando Trasarti in occasione delle festività pasquali. L'uomo, ha detto, può risorgere e raggiungere la gioia di vita solo se va incontro a chi soffre. Vanno celebra la festa del santuario della Madonna del Ponte Metauro. Martedì 11 aprile le sante messe, la tradizionale pesca di beneficenza. Tornano gli accampamenti della Pandolfaccia, giochi e momenti di aggregazione alla Pineta. Esplosione di prenotazioni negli alberghi del territorio. Tante le richieste per visitare i borghi dell'entroterra e assaporare i prodotti tipici locali. La prefettura annuncia controlli coordinati sulle principali arterie stradali. Pranzi in famiglia o al ristorante, poche gite fuori porta, ecco dove andranno canesi e pesaresi durante le festività pasquali. A casa con... In famiglia? Sì, in famiglia. Quanti siete? Siamo solo 22. Però... Un mezzo con pedana per persone con disabilità, un percorso di formazione con gli studenti del Polo 3 e la piantumazione di piantine in zona Vallato. Fano sempre più positiva grazie ai progetti per una città più verde e inclusiva. 7 giorni in sella alla bicicletta tra cultura ed enogastronomia. Gabice Mare parte domani la settimana cicloturistica internazionale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro TG con il messaggio di Pasqua alla città del vescovo Armando Trasarti, che esorta alla speranza. Ognuno di noi sperimenta quotidianamente, in maniera più o meno intensa, che la sofferenza, perché abbia un minimo di senso, debba essere sempre solo un passaggio verso la gioia piena. Il vescovo di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola, ha inviato il suo messaggio di auguri per queste festività. La Pasqua, ha spiegato Sua Eccellenza, ci ricorda che al buio segue sempre la luce e che la speranza può vincere tutte le difficoltà. Che non siamo soli, ma legati l'uno all'altro da un filo invisibile che nessuno può spezzare. Tutti nella vita abbiamo le nostre sofferenze, le nostre croci fisiche, psicologiche, affettive e economiche. Penso agli ammalati, agli anziani specialmente se soli, ai disoccupati, ai carcerati e anche a persone giovani che hanno avuto qualche disavventura e attraversano un momento di crisi. Il modo migliore di augurare loro buona Pasqua, ha detto Trasarti, è di volergli bene, interessarsi dei loro mali e dire che preghiamo per loro. Gesù risorto li aiuti a trovare la serenità e la gioia di vivere. Il significato paradossale laico e religioso della Pasqua coincidono. L'uomo può risorgere, raggiungere la gioia e la pienezza di vita solo se esce da sé per abbassarsi e andare incontro a chi soffre. Il vero problema dell'essere umano moderno, ha proseguito nella lettera, è la mancanza di umiltà. La vera inefficienza del genere umano è che una parte enorme dell'umanità vive solo il lato scuro dell'esistenza, povertà, guerre, odio, avidità, o contribuisce ad estenderlo senza guardare le bellezze del lato luminoso, splendore della natura, amore e solidarietà. All'interno del nostro mondo siamo liberi di riconoscere una luce che viene d'altrove, anche quando stiamo attraversando una prova, anche quando Dio sembra non rispondere al nostro grido, questa luce sta già sorgendo come la stella del mattino nei nostri cuori. Per i credenti, la relazione con Dio rappresenta una forza enorme che aiuta a camminare in questa direzione, con vie e percorsi che aiutano a alimentare l'energia necessaria per percorrerla. Ma per credenti e non credenti, ha concluso il vescovo, la via è una sola ed è quella indicata dal paradosso della Pasqua. Non avere paura, non fare paura, libera la paura. Martedì 11 aprile torna la tradizionale festa della Madonna del Ponte Metauro. Oltre alle sante messe, a partire dalle ore 7:30, durante la giornata si svolgeranno momenti di intrattenimento e la storica pesca di beneficenza. Il programma dell'11 aprile sarà un alternarsi di celebrazioni liturgiche. La chiesa verrà aperta dalle ore 7 e rimarrà aperta ininterrottamente fino oltre le ore 21. E qui vediamo tutte le celebrazioni che si alterneranno, fra cui ci sarà alle ore 16 la messa presieduta dal vicario generale Don Marco Presciutti, che sarà dedicata e animata dai giovani, di cui molti parteciperanno alla GMG del Portogallo, e poi avremo alle 18 la messa solenne presieduta dal nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Armando Trasarti, con la partecipazione anche della Pandolfaccia. Insieme a questo programma liturgico abbiamo tutta una serie di attività
all'interno del bosco che è intorno al santuario, animate dalla pandolfaccia, con accampamenti, con giochi per ragazzi, anche verrà ripreso la pesca di beneficenza, quindi tutta una serie di attività correlative che potranno essere potranno vedere la partecipazione di tutte le persone che verranno per onorare la Madonna del Ponte. Il martedì di Pasqua per la città di Fano è sempre stato l'evento della Madonna del Ponte Metauro. Ecco, da quest'anno, insieme a tutti i ragazzi della parrocchia, insieme al gruppo storico della Pandolfaccia, abbiamo deciso di portare dei momenti di aggregazione in Pineta, anche come lo era la volta, perché è un evento importante che merita di essere raccontato e merita di partecipazione. È sempre stato un luogo di grande aggregazione, di grande storia, racconta la storia di Carlo Malatesta e del suo pellegrinaggio verso la Madonna del Ponte Metauro, racconta dell'incoronazione di Giovanni Paolo II secondo alla Madonna del Ponte Metauro, insomma un luogo di grande storia e aggregazione che merita di essere raccontato. Ecco, per questo stiamo cercando di raccontare meglio questo martedì con tante attività. Un 73enne di Ancona è finito agli arresti domiciliari per furto di beni culturali e autoriciclaggio. L'uomo, con precedenti specifici, è ritenuto responsabile di un furto commesso nel febbraio scorso all'interno della chiesa di San Pietro Paolo e Donato di Coridonia, da cui avrebbe illecitamente asportato 3 calici in argento. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, l'indagato, dopo il furto, avrebbe venduto quei beni ad un esercente di materiali preziosi di Ancona, dichiarando la licenza provenienza mediante false attestazioni. Al termine delle indagini condotte dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale in collaborazione con l'Arma Territoriale, i carabinieri sono riusciti a recuperare gli oggetti sacri poi restituiti al parroco, che così potrà utilizzarli per le prossime liturgie pasquali. Invece le fiamme gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno smantellato una rete di imprese gestite da un'organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Un giro d'affari che ha determinato un'evasione di 33 milioni di euro di IVA, con un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro. Nel corso delle indagini sono state denunciate 18 persone, di cui 3 italiani e 15 di origine cinese. L'investigazione è nata a seguito di un controllo fiscale eseguito dai finanzieri di Senigallia ad un imprenditore cinese del distretto industriale del tessile di Corinaldo. L'opificio aveva utilizzato numerose fatture per operazioni inesistenti. Inoltre è stata ricostruita la rete di imprese fantasma che emetteva fatture false e sono state identificate 15 società cartiere. L'attività di polizia giudiziaria ha consentito di intercettare e bloccare le somme in transito sui conti bancari prima che venissero trasferite all'estero. Sono state eseguite 10 perquisizioni e sono stati sequestrati conti correnti, denaro contante, beni di pregio e 9 unità immobiliari del valore di oltre 1 milione di euro. Cambiamo argomento perché gli albergatori sono pronti ad accogliere i turisti di Pasqua. Nonostante le condizioni meteo non siano del tutto favorevoli, sono state tante le prenotazioni, in particolare quelle dell'ultimo minuto. Si sperava nel bel tempo e invece le previsioni meteo sono proseguite sulla falsariga del mese di marzo per il lungo ponte di Pasqua. Molti turisti però hanno deciso in questi ultimi giorni di non rinunciare a una breve vacanza per visitare le zone della provincia di Pesaro Urbino, che tanto hanno da offrire dal punto di vista culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Cecchini, avete ricevuto prenotazioni per questo fine settimana? Qual è la situazione? Allora, è andata abbastanza bene. Dal mercoledì e giovedì c'è stata un'esplosione di telefonate e prenotazioni in tutti gli alberghi, perché fino a qualche giorno fa eravamo sul chi va là, naturalmente siamo tutti legati al meteo. Avete richieste anche per i borghi dell'entroterra? Quello sta andando benissimo. Abbiamo saputo anche a livello di ristorazione che hanno riempito quasi tutti i ristoranti, perché i nostri prodotti d'eccellenza, come dico sempre, il tartufo tutto l'anno, l'olio di cartoceto, la casciotta d'Urbino e il buon vino, le nostre cantine sono state presentate ultimamente al Vinitaly e veramente hanno avuto un ottimo successo.
Che turisti hanno scelto la nostra destinazione? Allora, posso dire subito, grazie al turismo sportivo abbiamo un bellissimo evento dalla Virtus proprio nel periodo pasquale, che è veramente stata una cosa eccezionale. Però abbiamo trovato anche stranieri, tedeschi, e gli italiani ormai ne fanno da padrone, perché puntano molto sulla città di Fano e da Fano si spostano nel nostro entroterra come meta Urbino, Mondavio, Pergola. Il discorso che abbiamo sempre fatto, i beni d'arte ancora riescono a riempire le città. Vediamo Firenze, Napoli e Roma stanno dicendo tutto esaurito. Visti i flussi turistici in occasione delle festività pasquali, cui seguiranno le celebrazioni del 25 aprile e del 1 maggio, il prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha disposto servizi coordinati di prevenzione e di contrasto alle violazioni delle norme di comportamento nella guida lungo le principali arterie stradali, ad esempio la violazione dei limiti di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza da alcolici e stupefacenti, ma anche l'utilizzo del telefonino durante la guida. Analoga attività di coordinamento è stata predisposta nel campo del soccorso di emergenza e dell'assistenza sanitaria, grazie all'impegno dei vigili del fuoco, del 118 e delle strutture sanitarie, al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci. E adesso sentiamo dove trascorreranno i fanesi queste festività. Cristiana Guerra. Dove passerai queste vacanze pasquali? Penso di passarle o in montagna o qua a casa. Direi che rimango in famiglia. Con questo tempo poi grandi programmi forse non si possono fare. Anche il giorno di Pasquetta? Sì, anche il giorno di Pasquetta. E cosa mangerete? Avete già programmato qualche menù particolare oppure andrete al ristorante? Guardi, capita male. Noi di fatto non abbiamo grandi programmi. Per le feste tendiamo a mantenere un basso profilo. 2 giorni a Roma e poi a casa con la famiglia. Con chi a Roma, se mi permette? Vado con tutta la famiglia e vado a riprendere mia figlia che torna da New York. Come trascorrerete le feste? Con i figli e i nipoti. Che cosa cucinerete? Qualche arrosto così di qualcosa, poi la pasta al forno, il dolcetto e basta. Per Pasqua faremo le lasagne e il classico agnello, come facciamo sempre per Pasqua tutti gli anni. Dopo Pasquetta andrete al ristorante? Pasquetta no, preferiamo fare una scampagnata, però ancora non sappiamo preciso dove andiamo. Quindi dipende anche dalle condizioni meteo, esatto, sicuramente. Guardiamo fino all'ultimo di decidere. Ho previsto agnello e carciofi, classico tradizionale. Cappelletti in brodo, cresce di Pasqua tradizionale, salame, uova sode, l'antipasto. Chi ha pranzo? Siamo solo di famiglia. Trascorro in famiglia la domenica, il giorno di Pasqua, mentre il giorno di Pasquetta andiamo in una casa in campagna di una nostra amica. Che cosa mangerai il giorno di Pasqua? Tradizionali cappelletti oppure no? Sì, tradizionali cappelletti, sì. Poi dopo ci sarà l'agnello, ovvio, in tutte le ricette marchigiane, e poi lunedì sicuramente andremo a fare un salto a San Marino. E lavorerò quasi tutti i giorni tranne il giorno di Pasqua e poi in famiglia come da tradizione. Sa già il menù? Un menù abbastanza classico, agnello, cappelletti eccetera eccetera. Farò solo un po' di pasta al forno, un po' di agnello e un po' di verdure, così colomba dopo. Quanti siete? Ah, siamo molto pochi quest'anno, siamo in 3. E saremo tutti insieme in famiglia. Sia a Pasqua che a Pasquetta? Pasquetta no. Andrete? Abbiamo affittato un centro per anziani a Cucurano e saremo con gli amici, ma siamo in 25. Una bella giornata. Sì. Pasqua, una bella giornata. Sì, sperando che c'è il sole. Di Heidelberg. Germania. E siete in vacanza a Fano? Sì. Per quanti giorni? 3 giorni. Vi piace la nostra città? Molto bene, bellissimo. Il giorno di Pasqua sarete, dove mangerete? Al ristorante? Siamo con l'agriturismo. Non cucino, vado al ristorante. Ecco, scelta ottimale direi. E poi qui si sta molto bene a Fano, io vengo da fuori, si sta benissimo. E lei da dove viene? Io sono emiliana. Come mai a Fano? Ma perché mi è piaciuta molto e quindi ho preso anche la residenza, è una bellissima casa. Siete meravigliosi. E Fano è una cittadina stupenda. Quindi,
Io vi faccio i complimenti. E la consiglia anche ai suoi concittadini? Io ho amici che vengono anche dall'estero e sono innamorati di Fano. Sì, in famiglia. Quanti siete? Siamo solo 22. Beh, però, quindi ha cucinato anche parecchio. Sì, sì, con l'aiuto di mia cognata, naturalmente, sì, sì. Sia a Pasqua che a Pasquetta o solo il giorno di Pasqua? Solo il giorno di Pasqua, beh, con 22 penso che basti. Il giorno dopo che cosa farà? Si rilassa? Relax, con i figli, eccetera, nipotina anche. Tornerò in Abruzzo. Perché lei è abruzzese? Sì, però vivo e lavoro qui. Ha pensato di fare qualche giornata fuori, magari fuori dall'Abruzzo? Io mi muovo costantemente. Adesso sono andata al Furlo, che è comunque un bellissimo posto. Mi piace vedere dei posti naturali, fare escursioni. Programmi simili anche per i pesaresi intervistati da Marco Lonigro. Pasqua è alle porte, sentiamo il programma dei pesaresi per questi giorni di festa. Io vengo dalla Romagna e sono qui in vacanza. E per Pasquetta invece? Torno a casa perché devo lavorare. Staremo in famiglia, con i suoceri, i parenti, così tutti quanti insieme. E la Pasquetta invece? E Pasquetta niente, organizziamo con gli amici, probabilmente in un ristorante. Stare in famiglia e passare così la giornata di festa. Ma il menù sarà tradizionale oppure qualche strappo alla regola? Tradizionale. A Pasqua? Mangio! Dove? A casa? Fuori? No, mangio che è il mio, no? Fuori, mai fuori. A parte che quest'anno il giorno 1 di Pasqua è il mio compleanno. Vado in Moldavia. Vado a trovare dei parenti, quindi sto via 15 giorni. Molto probabilmente sono a casa. Ok. Per la Pasquetta invece? Pasquetta si va a fare un giro da qualche parte, dai. Ok. Sei per un menù tradizionale oppure qualche strappo alla regola? Menù tradizionale, assolutamente, a partire dalla colazione, uova benedette, e salame. A casa. Per la Pasquetta invece? La Pasquetta no, abbiamo già prenotato il ristorante. Ok. Siete più per un menù tradizionale oppure per qualcosa di moderno, innovativo? Ma anche innovativo, perché no? Sì, noi pesce sicuro. Lei invece? Io come lei, cioè tradizionale ma anche con qualcosa di diverso, perché si ha voglia un po' di uscire. Io sono molto per il tradizionale. Per esempio cosa cucinerà? Cucinerò arrosto, cappelletti, crescia di Pasqua, colomba. O sono con i miei amici o dai miei nonni, non lo so, tocca di tutto da vedere. Sono con la mia famiglia. Sto qua a Pesaro tutta la settimana, quindi weekend, in questo caso le vacanze, passo con loro. Andiamo a trovare i nonni. La Pasquetta invece? Pure. Senta, ma lei è per un menù tradizionale per Pasqua oppure per qualcosa di innovativo? Parla con lei, è vegetariana. Quindi okay. Quindi innovativo, okay. Innovativo. Lavoriamo, sempre. Per la Pasquetta invece? Lavoriamo. Io vado a Roma dal mio compagno e... Io vado a Milano. Ma lei è più per un menù tradizionale oppure per qualcosa di innovativo per Pasqua? Tradizionale, indubbiamente. Quindi, per esempio, cosa cucinerà? Ma io trovo cucinato, quindi non so che cosa mi fanno trovare. Torniamo a Fano per i progetti messi in campo per una città più verde e inclusiva. Ce ne parla Filippo Pucci. Il progetto Città di Impatto Positivo nasce per supportare la nascita e la gestione di proposte e servizi di utilità sociale grazie alla costruzione di una solida rete tra società, enti, istituzioni, imprenditori e cittadini che decidono di lavorare insieme con un unico obiettivo comune, il miglioramento della vita della popolazione, in particolare di quella più fragile. Nella città di Fano sono 3 gli obiettivi raggiunti, tra cui l'acquisto di un veicolo dotato di pedana elettrica per carrozzine all'Anteas, la partecipazione degli studenti del Polo 3 ad una sessione formativa su temi della responsabilità sociale come l'attenzione verso l'ambiente e le persone più deboli ed infine la realizzazione di una nuova area verde in via della Colonna, angolo via Papiria, usufruibile a tutti. Come PMG Italia, società Benefit e B Corporation stiamo sviluppando su tutto il territorio nazionale il progetto di città ad impatto positivo che ha come obiettivi quello di migliorare l'ambiente, l'inclusione sociale e la formazione nei comuni italiani. Tutto questo grazie alla partecipazione delle aziende del territorio, delle amministrazioni comunali e delle associazioni del terzo settore. Quindi voglio fare come PMG Italia un ringraziamento a tutti i comuni italiani che stanno sostenendo il progetto
aperto a tutte le associazioni che partecipano alle nostre iniziative e a tutte le amministrazioni comunali che convintamente ci sostengono in questo progetto. Siamo qui nell'ultima fase di questo progetto Fano Città d'Impatto Positivo e sono orgogliosa di aver partecipato a questo percorso e di aver dato la disponibilità come presidente di Anteas a questa ditta che PMG che ci ha permesso questo. È stato un bellissimo percorso e noi come Anteas siamo orgogliosi di poter avere un mezzo che ci permette di trasportare le persone fragili e che non sono in grado di deambulare tramite l'impegno costante e generoso dei nostri volontari. Ma io credo che ci siano alcune parole chiave, che sono quelle della cura, della responsabilità e dell'inclusione. È davvero quello che si produce alla fine anche un vero e proprio impatto sociale sulla comunità. Insieme si possono mettere a disposizione anche delle nuove alberature all'interno di un parco della città, nuove alberature che rappresentano naturalmente vita con tutti i benefici che ne conseguono per l'ambiente ma anche per la salute delle persone, perché proprio sono le persone al centro di questo bellissimo progetto a impatto positivo che abbiamo favorito ed accolto all'interno della città con la serietà di una società che si è dimostrata nel tempo osservare più aree di lavoro, coinvolgendo tante parti della città, giovani compresi, proprio in un progetto lungimirante che va verso l'ambiente in ottica dell'Agenda 2030. Questo naturalmente è un primo percorso, ci auguriamo di mantenere questa bellissima amicizia nel tempo e di creare nel tempo altre occasioni di lavoro. E adesso vi mostriamo alcune foto dei passeggi di Fano dove è terminata la stesura del Brecino nei viali, sono state raccolte le foglie ed è iniziata la sistemazione del verde. Inoltre a breve sarà affidato un incarico professionale per trasformare i passeggi nel Parco delle Meraviglie. Il progettista seguirà le indicazioni fornite dal Consiglio della Città delle Bambine e dei Bambini per adeguare il parco alle esigenze dei più piccoli. Ora ci spostiamo a Gabice Mare, dove domani prenderà il via la settimana cicloturistica internazionale. Alla conferenza stampa di presentazione di questo evento c'era per noi Marco Lonigro. Però per i familiari diventa una cosa molto interessante. Una Pasqua in sella, rigenerando il fisico, sorprendendo la vista e meravigliando il palato. Torna dall'8 al 14 aprile la settimana cicloturistica di Gabice Mare, giunta ormai alla 41esima edizione e organizzata dal gruppo albergatori Multiservizi, presieduto da Angelo Serra. 7 giorni alla scoperta del magnifico entroterra marchigiano con altrettante uscite in bicicletta. Questo è un evento per Gabice Mare molto storico. 41 anni fa, sai, un gruppetto di albergatori hanno cominciato a accompagnare i propri turisti a vedere l'entroterra, fare la solita gita, magari scampagnata, con un piccolo ristoro, così, ed è lì è nata la storia della settimana cicloturistica. Era la necessità di sviluppare il turismo di bassa stagione. Una volta Gabice fino al 20 maggio non apriva nessuno. Ebbene, quest'anno ci sono 25 alberghi aperti e sono quasi tutti pieni. Il fascino di Gabice, delle Marche e dell'entroterra, quello ce l'abbiamo solo noi. Segna l'inizio della stagione turistica, valorizzando anche il Parco del San Bartolo, che è una delle eccellenze assolute del nostro territorio. Sono tanti appunto in questa settimana gli appuntamenti in giro per la provincia di Pesaro Urbino, valorizzando quindi i borghi, valorizzando la gastronomia, perché in ogni località poi ci sono anche degli appuntamenti con le Proloco, con i comitati cittadini che sostengono questa iniziativa. La GAM e l'Associazione Albergatori dimostrano di stare sul pezzo, di lavorare concretamente, ad altri lasciamo le chiacchiere. 7 le meravigliose uscite fuori porta programmate per i partecipanti. Si percorreranno dai 46 ai 90 km con soste in cui sarà possibile gustare i tanti prodotti tipici dell'entroterra. Le tappe sono Monte Labate, Gallo di Petriano, Valle Foglia, Monte Calvo in Foglia. Queste sono le tappe dove poi noi abbiamo organizzato anche i vari pranzi e le degustazioni molto, molto importanti. Dicevo appunto il Parco Naturale del Monte San Bartolo, per
perché dà quel fascino e dà quel senso di sportività che altre tappe magari non danno, perché senti un po' il sapore della competizione. Diciamo che l'abbiamo studiato in un modo che il cicloturista italiano e straniero sicuramente ritornerà anche durante l'estate. Con oggi parte veramente la stagione, speriamo che sia una settimana buona. Abbiamo anche un importante torneo di calcio sul territorio, quindi ospitiamo in diverse strutture ricettive anche gli ospiti di un torneo di basket che coinvolge soprattutto la città pesarese, ma la città si è risvegliata pronta per una grandissima stagione, e quindi ci auguriamo tutti che vada per il meglio. Bicicletta e non solo, in programma tre serate caratterizzate da interessanti riunioni tecniche con l'intervento di esperti, fisioterapisti, massaggiatori e nutrizionisti. Grande attenzione sulla prima serata, in programma martedì 11 aprile, dove si affronterà l'argomento legato alla sicurezza stradale, sottolineando il rapporto conflittuale tra ciclista e automobilista. Un po' la novità di quest'anno c'è sempre stata in realtà la sicurezza grazie alla scorta della polizia stradale. Soprattutto negli ultimi anni c'è stata la riscoperta sia del spostarsi con le biciclette o con altri mezzi sostenibili, e però le nostre strade non sono adatte per questi mezzi. Quindi cercheremo di confrontarci con la polizia stradale, con la Fondazione Scarponi e con i politici del nostro territorio per parlare delle nuove idee e proposte per le strade e le vie, partendo dalla ciclovia adriatica e tutti i percorsi che man mano i comuni stanno realizzando. Prima di chiudere il nostro telegiornale, facciamo gli auguri a Bruna Spallacci e Alessandro Ciaschini, residenti a Marotta nel comune di Mondolfo, che oggi festeggiano 65 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fano TV. Tra poco trasmetteremo la Via Crucis dal Colosseo, vi ricordo l'appuntamento di domani con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti, mentre il TG tornerà martedì prossimo dopo le festività. Buona Pasqua a tutti voi.